Aurora, buongiorno! È mattina e bisogna andare a scuola! Ciao piccolina! Laura, non vuoi andare a scuola perché io non sto tanto bene! Mannaggia Aurora, sei sempre così! Quando tu non vuoi andare a scuola casualmente non stai mai bene, però bisogna andarci! Laura, per favore, 5 minuti perché le fa male a testa e mi da vomitare! Va bene amore, altri 5 minuti, intanto vado a prepararti i vestiti! Okay, che pazienza che ci vuole con questi bambini! Cosa posso mettergli? Perfetto, i vestiti sono pronti e sono passati già 5 minuti, quindi vado a richiamare la piccola Auri. Aurora, svegliati! Laura, però io non voglio andare a scuola, sto tanto male! Come facciamo, Auri? Dai che se no arriviamo in ritardo! Sto troppo male, fa male la testa! Buongiorno! Sveglia! Aurora, sveglia! Bisogna andare a scuola! E che ne sapevo io che avevo male alla testa, Aurora? Come mai hai male alla testa, Aurora? Sei andata a letto tardi ieri sera, ammetti, hai guardato questa TV maledetta, questa TV fino a maledetta, fino a tardi, ammettilo! No, papà, non ho fatto niente, io sono svegliata perché gli faceva male la testa, però non suonare perché sennò mi fa male la testa. Mike, non c'entra la televisione, Aurora si è svegliata questa mattina e aveva già tanto male la testa. Ah, dai, Auri, vieni, andiamo un pochino in divano, ti lascio ancora un po' col pigiama. Oh, e intanto mi cambio io. Che freddo! Forse sono presa di influenza. Tanto non ci devo fare colazione. Qualcosa di Aurora non mi convince. Secondo me sta mentendo. Fammi parlare con la Laura. Aura! Ah, così fa molto meglio. Aura! Dimmi, Mike! Ti spiego subito! Allora, secondo me, parlo piano, altrimenti mi sento... Aurora, oggi sicuramente a scuola doveva fare qualcosa di cui non è preparata. E quindi vuole rimanere a casa. Non sta veramente male, Laura. All'inizio l'ho pensato anche io, però davvero si è svegliata con un gran mal di testa. Quindi, poveretta, magari sta davvero tanto male. È impossibile! Fino a ieri sera saltava come una cavalletta e oggi sta improvvisamente male. Ci sta nascondendo qualcosa. Fidati di papà Mike. Ora attualizziamo un mio piano e vedremo subito se Aurora sta male o sta bene. Mike, niente cose strane come al solito. Mi raccomando, ti prego. Come farà a non cadere in tentazione? Sapete cosa vi dico, leoncini? Questa volta la frega, papà Mike è più intelligente di Aurora. Aurora, guarda cosa c'è! Che rumore strano! Perché non risponde? Aurora, dai che c'è la bicicletta! Non mi risponde, vado a prenderla! Aurora! Aurora! Dai, andiamo in bicicletta! Papà, non posso andare in bicicletta, sono ancora in pigiama! Non importa, non importa se sei in pigiama, dai, papà, andiamo! Ce l'ho io, non ti preoccupare. Sì, te le metto io. Ha tanto male. Secondo me sta facendo l'attrice. Però con papà Mike non funziona. Io non posso intervenire. Che devo fare? Però secondo me Aurora sta davvero tanto male questa volta. Non sta mentendo, ne sono sicura. Ecco fatto, dai Aurora, andiamo in bicicletta. Ah, sì, guarda che c'è la bicicletta fuori, vieni con me, dai. Va bene. Quanto freddo, leoncini. Dai, Aurora, su in bicicletta. Papà? Sapevo, dai su. Non ho le forze. Come non hai le forze? Non ce la fai ad andare avanti. No. C'è un piccolo problema. La bicicletta è il gioco preferito di Aurora. Non mi sarei mai aspettato che lei mi dicesse: papà, non riesco ad andare avanti, non ho le forze.
Devo trovare un'alternativa, qualcos'altro in cui posso fregarla. Ce l'ho! Papà, aiutami, non posso fare bicicletta. E tada! Hai visto, Aure? Hai visto? Sapevo che ti tornavano le forze. Dai che andiamo a scuola allora. Lo sapevo! Che succede, Auri? Come dobbiamo vomitare? Andiamo dentro, dentro. Vai dentro, arrivo. Penso che questa volta non stia scherzando. Aurora, sei veramente ammalata. Vai, Auri. Oh, Mike, corri! Auri, tutto bene? Vieni con me. Vieni con me. Andiamo a svegliarti sul divano. Non stavi davvero bene. Maledetti gradini! Povera piccola! Mike! Aurora sta davvero male, dobbiamo fare qualcosa! Togli le scarpe! O così, ok! La pancina coperta prima che ti viene anche un grosso mal di pancia, ci manca solo quello! No, ma l'altro diventa la vomitare! Oh. Lo so, amore mio! Lo so, mi sento un pochino in colpo, papà, sai, all'inizio non ti credeva, però forse per una volta stai veramente male. Che possiamo fare, Aurora? Papà ti fa un bel spettacolo di magia in modo da rallegrarti, va bene? Guarda che ti faccio! Vabbè, Aurora, che devo dirti? Guardiamoci questo spettacolo di magia di papà Mike. Vieni insieme a me. State pronti a vedere la super magia di papà Mike? Allora, Aurora, guarda che ti tira sul papà di volare. Giocoliere! Ok, non fa per me. Però ti ha fatto ridere, vero? No, papà, non mi hai fatto ridere nemmeno un pochino. Beh, diciamo che ci hai provato. Il tuo impegno ce l'hai messo e io lo apprezzo. Però qualcuno non ha provato quello che hai fatto. Devi cambiare idea. Oh. Leoncini, vedere Aurora così triste non mi fa tanto strano, di solito è sempre super felice. Quindi aiutateci a renderla felice, iscrivetevi al canale, lasciateci un super commento e tantissimi mi piace. Magari riusciamo tutti insieme a tirarla un po' su di morale. Auri, ci fai un sorriso? Non ce la faccio, papà, voglio andare un po' a letto. Sto tanto male, veramente. E poi tanto male alla gola. Aurora, eccoci qua, aspetta un attimino, Ferma piccolina, che tiriamo giù le coperte. E oggi si va tutta la giornata a nanna, va bene? Sì, papà, però sai com'è qua, perché ho tanta paura. E voglio di vomitare! No, tranquilla, Auri. Papà annulla qualsiasi impegno di lavoro oggi e sta tutto il giorno con te. Guarda, adesso ti metto qua sotto le coperte e chiediamo alla Laura di portarci una medicina, perché sai che ora dobbiamo prendere una medicina. No, non voglio medicina, non mi piace. Eccomi qua, sono qua accanto a te. Lauretta, ci fai un piacere? Ci puoi portare lo spray per la gola? Così magari gli passa il prima possibile. Io so che a te non piace lo spray per la gola, però tutti i bambini bravi e forti, e aiutatemi Leoncini, cosa devo dirgli? E tutti i bambini che vogliono crescere e star bene devono prendere le medicine, perché se non prendono le medicine non guariscono, giusto? Quindi lo prendiamo lo spray per la gola? No. Dai, allora, se prendi lo spray per la gola, papà ti promette che ti racconto una fiaba. Ti racconto una fiaba con tutti i nostri amici che ci stanno guardando il libro. Allora prendo la medicina. La medicina. Va bene. Laura, dai, prima che cambi idea. Aurora, mamma mia, che viziata che sei! Sempre la solita! Bau, sei buono, sei vicino a me. Aurora, lasciami stare, che poi mi fai ammalare anche a me! No, e non dire quelle cose. Sì, Mike, spray della gola! Dove cavolo l'ho messo io l'altra volta quando Mike stava male? Spray della gola. No, non credo sia qua. È in camera da letto, mannaggia! Spray della gola. Arriva, non vi preoccupate. Ma cadono medicine. La spigola natura. È questo. Arriva. Eccomi, Aurora. È buonissimo questo spray. Sa di arancia e limone, credo. No, provo io che lo mette papà. Va bene, Aurora, proviamo. Non l'ho mai usato, perché so di solito me.
quando papà sta male, ti lo mette la Laura, perché papà è molto fifone. Quindi stai tranquilla, non piangere, sai che ti brucerà un pochino. Adesso lo mettiamo. Allora, Auri, non avere paura. Va bene, ti viene da ridere, lo so. Allora, questo è la spigola, è quello per i bambini, quindi è perfetto, dai 3 anni in su. Ok, tu quanti anni hai? Quanti sono questi qua? 1, 2, 3, 4. 4 anni, ok, quindi adesso fai via fuori la lingua. Fai proprio più forte, tipo così, Auri, guarda. Perfetta, ferma, ferma. No, tira fuori la lingua. Fuori la lingua, Aurora. Chiudi gli occhi perché tu guardi, no? Fuori la lingua. Aurora, deve stare fuori la lingua. Aurora, fuori la lingua. Fuori la lingua. Auri, fuori la lingua. Chiudi gli occhi. Ok, 1, 1. Devo farne 2 almeno. Almeno 2, amore. Su, 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 in piedi, su, in piedi, su, in piedi. Io non so male. Amore, non è che ti fa male. Allora, questo qua, quando va in gola, ok, passa tutto dopo. Ok. Guarda, vuoi che dopo, se papà sta male, lo fa anche lui. Dai, l'ultimo, amore. Chiudi gli occhi, apri fuori la lingua. Ok, fatto. Brava, 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 piccolino. Brava, brava. È stata bravissima. E anche lo spray della gola è andato. Mike, mi raccomando, tu leggigli una favola e poi cerca di farla dormire. Leoncini, ora vi spiego tutto. Ho voluto chiudere la porta così almeno Aurora non mi sente per quello che vi sto per dire. Ora devo chiamare assolutamente la pediatra di Aurora. Secondo me, papà Mike ha le placche in gola. L'abbiamo visto stamattina e ha tanta febbre alta, così almeno gli prescrive qualche medicina. Sì, pronto, dottoressa. La chiamo per Aurora. Lo so, c'è in giro tanta influenza. E guarda caso, Aurora è malata. Ok, quindi sono lo spray per la gola attualmente. E tenegli misurata la febbre. Perfetto, grazie mille. Scusi se l'ho disturbata, spero di non chiamarla più per queste cose. Arrivederci. Che non mangiavano nemmeno un fiore da giorni. La volpe, seguendo una nel bosco con gli alberi infettati, continuò a vedere un sacco di cose divertenti, finché Aurora, a cosa urli così? Abbiamo perso la favola. Dove sei andata, Aurora? Ero andata in bagno perché gli scappava la cacca e sono pulita da sola. Ci sei pulita da sola? Ah, va bene, Aurora, va bene. Papà mi ha preso il sonno con la fiaba. Aspetta che vado a fare anche la pipì. Tu continua a stare sotto le coperte, Aurora. Ok. Mettiti sotto le coperte. Dai, continua a dormire, che così prendi energie e diventi bella forte come papà. Fammi fare la pipì. Questo è papà Mike che urla. Penso che Aurora abbia combinato qualcosa delle sue. Leoncini, mi raccomando, iscrivetevi subito al nostro canale. Attivate la campanellina per non perdere nessun video e mettete tantissimi mi piace. Io vado a controllare cosa è successo.